Storie di Roblox. Sicuramente mentre ne sto parlando state sicuramente pensando alle storie di Roblox su TikTok, oltre che a me ovviamente. Quindi quello che faremo oggi è reagire a queste storie e dare un parere personale, ok? Date un voto a queste storie da 1 a 10 e daremo un titolo a tutte le storie. Iniziamo con la prima, che si dovrebbe chiamare La Storia Horror. Allora, c'è questa ragazza che sta uscendo da casa sua e lo dice a sua mamma. Viene presa di petto improvvisamente. Wow, aspetta! Un secondo! Che già non ho capito niente. Va bene. E c'è questo signore mascherato che ti dice: ti leggo. Ma andiamo avanti, vediamo cosa ci vuole dire. Aiuto, cosa stai facendo? Ora sali per il furgone o ti uccido. Oddio, ok, ok. Vabbè, una tipica giornata su Brookhaven. Mi sembra tutto normale per adesso. La tipa viene rapita e viene portata sopra l'ospedale di Brookhaven, dove la lega di nuovo da qualche parte. Questa volta nella sedia dove fanno gli esperimenti. Aia, aia. Ehi, ma dove siamo? Parte 2. Come? Di già? Di già? Con questa suspense finisce? Ok, ho trovato la parte 2. Guarda te quest'ansia, ma volevo lasciarmi a metà. Arrivo subito. Ma come? Il rapitore avverte chi ha rapito. Aspetta, non ti muovere, come se tu potessi farlo, visto che sei legata. Però va bene. Ok, ovviamente lei. Ma come hai fatto? Ma come hai fatto a slegarsi? Scusa, scusate. Allora, come testa mi sono autolegata con dei guanti. Ok, però c'era un filo. Io non riesco a liberarmi e il nodo l'ho fatto io. Mi spieghi come ti sei liberata tu? Cioè, come fai? Nemmeno se fosse. Aia, aia. Qualcuno mi può liberare? Dunque la nostra eroina adesso se ne va. Ehi, ehi, ehi. Sembrava facile, sembrava facile. Che succe? Ehi, 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 ferma lì. Vai là. Ok, ok. Qui? Sembra una discussione fra due amici comunque. Vedi lì, eh? Ok, vabbè, non ti preoccupare. Vabbè, ok, qui? Ma non lo so. Sì, ok, ok. Comunque lui si sta di... ma scusa, aspetta qui di nuovo. Ma che serial killer sei? Si è slegata. Insomma, ora se ne andrà se tu continui a dire: aspetta, arrivo, aspetta un attimo, arrivo. Non è che lei ti aspetta. Non è che siete migliori amici. Andiamo a vedere come finirà. Sì, sì, ok. Ma no, ma scappa. Ma ora che è girato, scappa. Va bene, dai, dai. Faccio un attimo. Vediamo cosa sta facendo. Cosa sta preparando? No! Cosa sta preparando? Io odio TikTok perché ci sono le parti divise. Ok, mentre lui stava preparando quella cosa, forse lei si sta accorgendo che deve forse andasse. Mi sono travestito. Aspetta, cos'è successo? Ah, lei ha avuto un'idea, ok? Ho un'idea. Mi sono travestito tipo un suo simile. Cos'è una razza di cane? Tipo un suo simile. Cosa vuol dire? Si è travestito dalla gente. Ma dove li ha trovati i vestiti? Va bene, ok. Fa niente, se ne sta andando via. Ehi capo, io vado a cercare altre prede. Sì, sì, vai. Ma tranquillo, la stanza era vuota prima. Come mai adesso c'è uno scagnozio? Scagnozio? Scagnozio. C'è un mio sottoposto che prima non avevo. Vabbè, non importa. Ciao. Bene, è stato facile. Easy. Scappata, ora mi trasferisco. Che bella. Vabbè, è stato facile trasferirsi. Mi sono messa alla casa. Ah! Oh, che succede? Ah, che devi passarla liscia. Lui ha il teletrasporto. È Goku. Guarda un po' questa che vuole scappare. Cosa ci fai qui? Dove l'ho uscita? È stato facile, easy. Mamma mia, questa ragazza è troppo... Ora lo porto ad arrestare. Comunque sono Zoe, bella la storia, ciao. Ma no, ma questo qui si è intromesso nella nostra storia. Grazie. Ma dovevi tagliarla questa parte. Ah, voleva salutare un fan, va bene, ok. Ma così, insomma, mi sto togliendo dalla parte di vedere la storia, ok? Doveva essere più realistica, va bene comunque, va bene lo stesso, dai. La fan è scomparsa. Perché la fan? Scusatemi, ma solo io vedo che la fan... è una sedia a rotelle vuota. Questa è più inquietante del mostro di prima, eh? Molto più inquietante. Ma quante parti ci sono? E troviamo la parte 4. Mi sto cominciando a chiedere se questa storia avrà mai una fine. Salve polizia. Ok, lei è andata alla polizia perché vuole farlo arrestare. Salve. Ok. Lui è un criminale, lo arresti? Sì, certo. Di nulla, arrivederla. È stato facilissimo. La polizia non si è chiesta se effettivamente quel tipo era davvero un criminale oppure no. Così, sulla fiducia.
questo tipo è cattivo. Vabbè, a posto, non si preoccupi, ci penso, ci pensiamo noi. Vabbè, è stato facile. A lei, è lei criminale, venga, ecco. Non ha un nome, è criminale. Sì, ok, sono tutti molto obbedienti comunque. La tua calera per sempre. Vabbè, io non mi lamento su come scrivono gli altri, perché già ho i miei problemi, quindi immagino. Va bene calera, per me va benissimo. Grr, ok, fine. Non so, pensavo fosse succedesse qualcosa di più eroico. Cioè, è stato fatto. Chiamavate la polizia fin da subito, se era così potente, e basta. Va bene, io a questa storia credo che darò un 6. Nel senso, carina, niente di super originale. Dategli voi il voto nei commenti e passiamo alla prossima storia, che si chiama Storia da ricchi, credo. Tesoro, sei pronta? Ci sono due ragazze completamente vestite da Gucci. Immagino che una sia la mamma e l'altra la figlia. Boh, supposizioni a casa, Dai, andiamo tesoro. No, la musica no. Ok, sì, arrivo, ottimo. Ti ricordo di non parlare con nessuno a scuola, perché noi siamo di un altro livello. Ma mamma, niente storie. Ok, niente, stai zitta. Ora sarai in macchina, da sola, per sempre. Mamma mia, che macchina. Però, se devo proprio vivere sola per sempre, va bene se ho la limousine. Cioè, per me va ok. Vabbè, ciao mamma, ciao tesoro. Ehi Elisa, come va? Ciao tesoro, il giorno dopo. Ciao mamma, oggi niente scuola. Come? I ricchi non vanno due volte a scuola di seguito? Non lo sapevo. Attenzione però, perché devo presentarti. Oh no, chi gli deve presentare? Qualcuno di importante. E chi? Lo scoprirai presto. Scendi, sta per arrivare. Chi sta per arrivare? Chi? Va bene. Chi è? Parte 2. Chi deve arrivare? Meno male che esiste la parte 2. Vedo anche che è migliorata la qualità. Grande. Guarda qui. È arrivato. Eccolo. Ok, chi è? Buongiorno, vi presento mio figlio Gianluca. Salve. Mamma mia, terribili entrambi, Molto lieto di conoscervi, però è una persona cordiale. Piacere, sono Elisa, piacere, accomodatevi. Ah, ho capito dove stanno a parlare, grazie. Potrei parlare con la signorina? Figliola, aspetta un attimo. Io e la signorina Paola, che penso sia la madre della ragazza di Elisa, cioè la mamma di Elisa, provo a dirvi una cosa a te e sua figlia. Attenzione, quale cose si fanno piccanti. Ok, padre. Ma chi lo chiama? Chi dice padre? I ricchi. Io lo chiamo... Va bene, ok. Ditemi se c'è qualche ricco fra voi nei commenti. Dite se chiamate il vostro padre, padre, non papà. Direttamente padre. Vabbè, insomma, diteci tutto, vai. Volevo annunciare che voi sarete futuri sposi. Attenzione! Borseggiatrici, attenzione, pickpocket! Qua mi sa che c'è un matrimonio combinato. Lei giustamente è scioccata, giusto. Ma tu non mi avevi detto niente, beh, ora lo sai. Ma io non lo voglio sposare. Scusateci un attimo. Poverina, ha tutto il diritto di non sposarlo, vabbè. Perché sarai sotto il mio... Finché sarai sotto il mio tetto, dovrai fare quello che ti dico io. Tutto ciò che ti dico io. Sono stata chiara? Ma non era Paola? Vabbè, sì mamma. È una struzza sta mamma, vabbè. Ok, e ora scendi. Sbrigati a mangiare. Sbrigati a mangiare e devi andare a scuola. Ah, ma non la incontra più il ragazzo? Ok, mamma, il giorno dopo. Giada, scusami per come mi sono comportata ieri. Non sono stata io a ignorarti, ma mi ha costretto mia madre. Ah, hai deciso di dire la verità, Giulia. Solo per la nostra ricchezza. Tranquilla, ti perdono. In fondo siamo migliori amiche. Bella migliore amica che ti ritrovi. Complimenti. Vabbè, comunque. Sì, ma c'è un altro problema. In futuro dovrò sposare un ragazzo di cui non sono innamorata. Solo perché lo dice mia mamma. Ok. Io ormai sono così abituata a vedere le censure su Brookhaven che le vedo tutte. So leggere così, sono bravissima. Però dovresti parlare con tua madre di questa cosa. Ma l'ha già fatto, gli ha detto vai a quel paese. Ma non riesco, infatti. Ok, va bene, ora vado a scusarmi con Eric. Ciao Erika. È maschio o femmina? Vabbè, non giudico, ok. Scusa per ieri, ma mia mamma mi ha costretto. Ti perdono, ma ti amo. Oh, fermi un attimo. Aspetta, non ho capito. Oh! Mannaggia, adesso che succede? Aiuto. Ma poi così, senza consenso, lanciato. Va bene lo stesso, comunque. Allora, come parte 3? Elisa, cosa stai facendo? È il tipo con cui ti devi sposare. Attenzione. E ovviamente sempre sul più bello finisce. Mannaggia. Parte 3, anche ultima di questa seconda storia, vai. Allora, credo... Cosa avete detto? Credo che sei la mia... ti ricordo che sei la mia ragazza. Ma io non voglio esserlo, lo dovresti capire, giusto? Mi sembra abbastanza chiaro, il discorso è lineare. Ora sparisci, non azzardarti a rispondermi in questo modo. Se no, lasciala in pace. Dai Erika, vai! Ah sì?
Ah, madonna Erika, uno schiaffetto e sei morto? Riprendiamoci un pochettino, troppo... va bene. Bella posizione con le gambe comunque che l'ho fermato così. Bellissimo, un elicottero. Cosa hai fatto? Quello che si meritava. E così se ne va, nel silenzio, come un figo. Tutto bene? Niente di che, sto bene. Ok, meno male, non preoccuparti. Ma chi è lui? È il ragazzo con cui dovrò sposarmi in futuro. Cosa? Lo so, tutto ciò è assurdo. Io amo solo te. Ah, allora è condiviso questo amore, va bene. Ok, allora va bene Erika. Ora come farai? Non so che dirti. Va bene, voglio che... adesso so ciò che voglio, credo. Meglio che vada a casa. Grazie, ciao. Va bene, ci sentiamo. Ok, la mattina seguente, lei sta dormendo. Tesoro, alzati, devi andare a scuola. Tutta questa situazione è assurda. Non posso stare zitta. Diglielo! Vogliamo che ti metti con Erika. Vado a parlare con mia madre. Madre, devo parlarti. Dimmi. Comunque anche lei c'ha questa cosa che non dice mamma, dice madre. Bene, ok. Dimmi. Io non voglio sposare nessuno. Inoltre amo Eric. Amo lui e voglio poter vedere i miei amici anche se sono poveri o ricchi. Però quelli ricchi li includiamo sempre perché non si sa mai. Comunque. Cosa? Ma scherzi? No. Non te lo ripeterò un'altra volta. Devi fare tutto ciò quello che ti dico io. Finché vivi con me. Ok. La metti così? Io me ne vado di casa. Oh, ma sei impazzita. Addio madre. Oh, se ne sta andando. Che è successo? Wow! Ok, lei se ne va di casa. E qualche anno dopo mi sa che si è sposata con Eric. La mamma e il papà? No. Vabbè, non ho capito. Comunque penso che questa sia... si chiama Elisa, ok, Elisa e questo ed Eric si sono sposati. Comunque, oh, Eric sposandosela si è fatta la magliettina della Gucci. Eric ha preso bene, comunque. Io amo te, anch'io. Ok, che carini però che sono. Che cucini. Ah, è finito così, ok. Grande ragazzi, bellissima. Devo dire che questa storia mi è piaciuta di più. Mi è piaciuta di più dell'altra. Il fratello che puzzava. Questa storia è molto particolare, è un titolo particolare perché è stata consigliata a questa ragazza di TikTok che si chiama Sophie, che doveva fare una storia che il fratello puzza ma nessuno lo vuole bene, solo la prof. Ma un giorno da grande ha deciso di fare l'assassino e uccidere tutti i cattivi e shoot! Non ho capito, ma vedremo, immagino. Ehi, sorellina, mi accompagneresti a scuola? Immagino. You no! Così mi faresti puzzare la macchina. Ma com'è che è questa qui? 12 anni guida, vabbè, comunque. Ok, allora vado a prendere l'autobus. Mi spiace, poverino. Solo perché puzza un pochettino. Ho fatto proprio un'arriva. Ops. Oddio. Sta cadendo il telefono. Ok, sta andando a scuola. Eccolo qui tutto contentino che entra a scuola. Contentino. Immagino che non sia molto bello. Guardate chi è entrato, lo sfigato. Ah, quello che puzza. Ah, da quanto che non ti lavi? Da quanto non ti fai una doccia? Infatti, mi dispiace se puzza, non è colpa mia. Prendi la palla, sfigato. Ai. Perché questa ragazza puzza? Voglio un'aspirazione adesso. Ah, sei proprio uno sfigato. Comunque, io volevo dire una cosa. Ai bulli che dicono la parola sfigato. Per me usare la parola sfigato è da sfigato. Quindi immagina perché... boh, mi fa strano sentirla. Natasha è pulizia da Alberto. Ah, si chiama Alberto. Si chiama come Xiao. Per forza. Per forza puzza. Vieni che ti metto un po' di ghiaccio. Ok, prof. La prof riesce a sopravvivere a una maschera antigas incorporata. Spero che ora stai meglio. Sì, grazie, un po' meglio. Parte 2. Cosa? Parte 2 cosa? Continua la storia. Diventa ancora più drammatica. Scopriamolo. Ma andiamo con la parte 2. Lui adesso è stato ritorno a scuola. Quanto vedo. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Oggi faremo una verifica di matematica. Psst. Dimmi la risposta B. Oppure faccio i conti dopo. Faremo i conti dopo. Immaginate la scena. Dammi la risposta. Faremo i conti dopo. 2, 3, 4. Tu a che conto sei arrivato? Aspetta. Sto continuando. Dammi 30 secondi. Mi immagino così. Ok, è la seconda. Ok, bravo, moccioso. Ma siete tutti e due bambini, moccioso. Cosa? Vabbè, comunque. Ehi, moccioso, la risposta che mi date era sbagliata. Ora faremo i conti. Oh no, adesso il bambino. Oh, il bambino. Che sta. Oh! Io pensavo che lo picchiasse, no, che lo legasse e gli sparasse. Non sparare, Silvia. Oh no. Ma chi ha dato quell'arma a quella bambina? Io sono sempre più scioccata. Va bene, ok. Come stai? Beh, prof, non bene, sicuramente, dopo una pistola puntata dalla mia compagna. Mi sento... no, non ho letto. Come si sente? Spaventato, grazie, prof. No, non ce la faccio più. Devo cambiare. Ecco, ora sì. Ehi, vieni qui. Ma si sta vendicando. Addio, Silvia. Ma no! Ma adesso se avevi ragione sei passato dalla parte del torto.
Che sorellina, vieni qui. È diventato un serial killer, ragazzi. Sto uccidendo tutto. Ma una doccia non te la potevi fare? Risolvevi tutti i problemi del tuo... Vabbè, comunque, ma... Ok, basta tutto. Aspetta, no! Finisce così? Vi prego di no. Vi prego. Mi sa che c'è una parte 3, perfetto. Ok, meno male, perché dovevo capire... Addio, bullo. Ma sta ammazzando tutti. Ma cosa hai fatto? Ho ucciso tutti. Lei e io siamo gli unici vivi di questa scuola. Arrestate questo tipo. Solo puzza, uccide le persone. Oddio. E ora che rimanga solo lei in vita. In che senso? Seguimi. Cosa fai? Grazie, prof. Grazie per tutti... Per tutto, prof. Ma che... Ma perché? Ma è vivo, è arrivata l'ambulanza. Ma si è spaccato le gambe inutilmente. Signora, ho una cosa da dirle. Mi dica. Non c'è più niente da fare, mi dispiace. Mannaggia. Ma come? Fine. Questa storia mi ha lasciato perplessa. Di certo non è la soluzione. Ragazzi, qualunque problema voi avrete nella vostra vita, non uccidete gli altri, non uccidete voi, perché non è la soluzione. Cosa ha risolto? Niente, niente. Comunque questa storia secondo me si mette 6 e mezzo, perché comunque c'erano delle cose da risolvere. Però va bene. Ditemi i vostri voti nei commenti e lasciate like se volete un'altra parte dove io reagisco a storie, che potete fare anche voi magari su YouTube, mettendo nel titolo del TikTok o dello short per Robby, così io posso vedere tutte le storie e reagire nel prossimo video. Fatelo.